E ciao a tutti ragazzi, sono Davide di MD, la tua droga quotidiana. Oggi faremo una top 5 delle 5 app di cui non riesco a fare a meno. Alcune le conoscerete già, sono molto famose. Altre invece sono un po' sconosciute, quindi guardate il video. Cominciamo subito, perché non c'è altro da dire, giustamente. 5. Google Photo. È un'applicazione di sistema, ma che in poche persone conoscono. Consente di salvare foto e video direttamente in rete, quindi potrete anche cancellarle dalla vostra galleria, ma rimarranno in questa applicazione. Consente di fare il background dei file, infatti, ma automaticamente. Ma non sempre automaticamente. Infatti, se volete essere sicuri che una foto rimanga lì, fate dalla galleria condividi su Google Photo, e così siete sicuri che rimarrà lì. Lo fa automaticamente questo processo, ma ogni tanto sfarfalla. Inoltre, potete raccogliere le foto in una cartella, in un contenitore chiamato album, per averle così tutte vicine, ad esempio di una gita o della ragazza che vi piace. Oppure potete anche creare dei mini video con le foto che scegliete, oppure vi crea anche delle sequenze di immagini con le foto che riconosce come uguali. 4. Ammettetelo, è difficile fare il 4 così con il mignolo perfettamente. Vabbè. Telegram è la bella copia di WhatsApp. È un'app di messaggistica che in molti conoscono e in molti non conoscono, stranamente. Infatti è un'app gratuita, al contrario di WhatsApp, ma che in pochi usano perché troppo concentrati su WhatsApp. Infatti WhatsApp ha copiato davvero tante cose, come la risposta ai messaggi, l'invio di file, cose che c'erano già su Telegram. Su Telegram potete creare gruppi fino a 5.000 persone, potete inviare stickers, e inoltre è un'ottima app per le chat di gruppo. Infatti sono molto ben organizzate e hanno l'opzione di fissare un messaggio importante in alto, e quando questo messaggio viene fissato arriva la notifica a tutti gli utenti, anche se hanno le notifiche silenziate. Quindi se siete un gruppo classe e volete segnalare un certo messaggio, lo leggeranno tutti. Inoltre ci sono dei bot, che sono diciamo dei programmini, che fanno delle cose in automatico, come ad esempio i sondaggi o rispondere a certe cose. Insomma, non vorrei entrare troppo nel dettaglio per dilungarmi. Però una cosa molto importante secondo me sono i sondaggi che si possono fare, e potete fare una votazione, perché mettersi d'accordo su un certo argomento su WhatsApp è davvero difficile. Inoltre potete decidere di non salvare le foto che mi mandano sulla galleria, o potete decidere di farlo. E poi non comprime mai foto e video che mandate, o potete specificarlo per mandarli più veloce. Questa secondo me è una cosa molto importante. Andiamo avanti. 3. Beon. Sì, non interesserà a molti questa app, perché è l'app di messaggistica della Wind. Quindi se siete Wind, se installerete questa applicazione avrete immediatamente 1 giga di internet gratis. E se entrate ogni giorno... Oh, se entrate ogni giorno? Oggi non sono entrato. No, ve lo giuro, non sono entrato. Quindi al primo accesso giornaliero ogni volta vi dà 100 mega da utilizzare in quel giorno. Quindi un'app molto bella, è un'app di messaggistica nella quale potete inviare foto, video, audio, tutto quello che volete, ma senza sprecare dati. Infatti se siete fuori e volete mandare un video, ma siete alla fine del traffico dati, potete tranquillamente inviarlo lì senza sprecare niente. Quindi un'app più che approvata, anche se in via di sviluppo ancora c'è qualche bug, ma buona soprattutto per prendervi quei giga di dati e mega. Vabbè. 2. Yahtzee. È un'app perfetta per fare degli scherzi a degli amici. Infatti vi crea degli screen di chat che vanno dai messaggi normali al vecchio WhatsApp, al nuovo WhatsApp, a Messenger e non mi ricordo quante altre cose ci sono. Ma gli screen sono davvero fatti bene, infatti potete modificare la foto di profilo, la foto di sfondo del vostro WhatsApp, potete impostare il livello di wifi, il livello di batteria, il livello di dati, insomma un sacco di cose da poter... l'orologio, cioè l'ora dello screen. Poi potete mandare messaggi, farveli ricevere, diciamo, impostare l'ora, visualizzato, no, potete davvero fare di tutto. Unica pecca però che vi mette Yahtzee come logo in basso a sinistra, e quindi vi sgamerete se non taglierete la foto. Però alcuni se ne accorgono della differenza, ma molto spesso il trucchetto funziona. E siamo arrivati al primo posto, al quale metto AirDroid.
Se vi dà fastidio quel cavetto che serve per attaccare il cellulare al computer, beh, questa è l'applicazione che fa per voi. È un'applicazione davvero velocissima anche per i cellulari più lenti, che vi consente di collegare il vostro cellulare al vostro computer senza fili utilizzando una rete wifi. Basterà andare sul sito che vi dice già l'applicazione, scannerizzare un QR code e in mezzo secondo sarete già collegati. Potete ricevere chiamate direttamente sul vostro computer, rispondere ai messaggi, importare e esportare foto, video, file, potete davvero fare tutto quello che potete fare e oltre con il cavetto, tutto comodamente e velocissimamente. Un'applicazione davvero davvero perfetta. Inoltre c'è anche l'opzione trova il tuo cellulare, se non volete, se lo perdete, come al solito, senza prendere il fastidio di prendere un altro cellulare, andare a chiamare. E niente, queste erano le applicazioni. Quindi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ditemi se questo video vi è piaciuto nei commenti e se volete altre applicazioni di cui non sapevate l'esistenza andate in descrizione per vari link se mi volete seguire da qualche parte e noi ci vediamo al prossimo, non mi viene in mente niente, video! Siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con cellulare.